Vallanoresi, il derby con la Torres, un successo per 1-0 firmato da Daniele Molino, che si è procurato e ha realizzato il rigore decisivo. Una sfida che si è svolta davanti a una grande cornice di pubblico che non si vedeva da anni al Frugheri, con una rappresentanza di oltre 200 tifosi della Torres. Uno spettacolo nello spettacolo con le due tifoserie che hanno rivaleggiato senza mai trascendere. Una sfida vinta meritatamente dall'Anorese, che ha fallito tante occasioni da gol e che le consente di rimanere sulla soglia dei play-off. La prima occasione della partita è per l'Anorese al 9 minuto con Lisaso, che è imbeccato in aria da Curcio in girata, manda la palla fuori di un metro. I sassaresi si difendono ordinatamente ma non creano problemi dalle parti di Frasca. Al 14esimo una combinazione Falasca-Molino manda il trequartista al tiro, ma la palla finisce oltre la traversa. La partita la fa l'Anorese, che al 22esimo con Cadau va alla conclusione, ma che in questo caso la mira è sbagliata. La risposta della Torres arriva al 25esimo con Sias, che serve in area a bisogno, anticipata all'ultimo da Tupponi. L'Anorese sfiora l'1-0 al 33esimo con Curcio, che sugli sviluppi di un corner manda la palla di testa tra le braccia di Pinna. Lisaso ci prova al 36esimo, ma la palla va fuori bersaglio. L'Anorese finisce il primo tempo in attacco con Cadau, che al 44esimo per poco non sorprende Pinna. Al secondo tempo la Torres prova a scuotersi, al 7esimo ci prova Sias, ma il diagonale finisce fuori di un paio di metri. Al 12esimo l'Anorese passa in vantaggio, Molino controlla un pallone in aria, tenta di superare Zavato che lo manda per terra. L'arbitro fischia il penalty tra le proteste dei rossoblù. Molino poi insacca senza problemi. La Torres prova a reagire ma guadagna solo angoli e qualche punizione. Al 26esimo Fraudo, a posizione defilata, prova a sorprendere Frasca, ma la palla finisce alta. Per l'Anorese gli unici brividi arrivano su un retropassaggio di Cadau, su cui Sias è in ritardo al 27esimo, e per una palla rubata da Marcangeli a Peana, con tiro che impegna Frasca al 31esimo. L'Anorese invece spreca due palle gol, una al 35esimo con Gallo, che è servito da Curcio, manda la palla fuori, mentre al 41esimo è lo stesso attaccante che entra in aria ma calcia al lato da ottima posizione.